Ciao, sono Alessio e finalmente dopo una doccia fresca inizio una nuova giornata di lavoro. Vado a soffiarmi un po' i capelli col fan, andando anche a contrastare un po' le roselline direzionando i capelli dalla parte opposta, sollevando anche le radici. E una volta che il capello è completamente asciutto al 100%, andrò a passare una piastra per togliere un po' il crespo che rimane. Ovviamente un capello colorato, ho voluto soprattutto per l'estate avere un effetto, diciamo, un effetto mare, un po' spiaggia, e quindi questo crespo ovviamente è da togliere. E in modo sporco, in modo molto sporco, senza una tecnica ben precisa, vado a piastrarmi la punta più che altro. E così prendo quel pettine, sollevo e piastro. Tanto che potrebbe anche andare. Utilizzo un finish per spettinare un po', ben stemperato sulle mani, così non lascio residui sui capelli, e lo metto sia in radice che sulle punte. In radice sicuramente mi aiuterà a tenerle belle sollevate, proprio in questo modo vado a metterle in radice e poi lo sviluppo anche sulle punte. Posso portare questo taglio sia a cresta, in questo modo, di qua, di là, di su, di giù, o addirittura un effetto più naturale, lasciarlo sviluppare così in giù. Dopodiché, volendo, per andare a lucidare ancora di più le punte, utilizzo un crystal gloss per poi terminare il tutto con un po' di lacca. Ok, può iniziare così la mia giornata. Ciao da Alessio, alla prossima.